Questo non lavori come a Penelope. Di giorno lavorano e di notte coprono di nuovo e non vanno mai niente. Sono 4 mesi che stanno qui. Questi sono i nostri disagi. Si divide una città in questo periodo, non si può dividere. Sarà un'estate di polvere e rumori per i bitontini. 3 cantieri, tutti lungo la stessa direttrice, stanno spaccando in due la città, creandone un po' di disagio agli abitanti, soprattutto quelli del centro. Via Matteotti ormai da mesi è interessata dai lavori di potenziamento della rete fognaria, che stanno richiedendo tempi maggiori rispetto al previsto. E così il Comune ha prorogato fino al 25 luglio l'ordinanza che prevede restrizioni alla viabilità lungo la strada. Ma non basta. Nei giorni scorsi altri lavori urgenti per la riparazione del tronco fognario sono partiti nella zona sud di Piazza Marconi, in prossimità di Palazzo Ferrara, nel tratto compreso tra Via Volta e Corteo Domenico Pannone. In questo caso il divieto di circolazione e sosta sarà valido fino al 30 giugno e sarà limitato al solo tratto interessato dai lavori di scavo. Nelle prossime ore, infine, dovrebbero partire anche i lavori per il rifacimento delle rotatorie in Piazza Marconi. E anche qui i disagi, anche per la circolazione, sono già iniziati. Opere importanti per migliorare la città, ma che secondo molti cittadini non era opportuno realizzare tutte insieme e che magari potevano essere concluse più velocemente. Vanno male i lavori, troppo rallentamento, è un disagio per le strade, per le macchine, per i pedoni, i motocicli sopra i marciapiedi, i pedoni devono stare giù dalla strada. Le macchine qua non possono stare perché danno fastidio. Parecchia gente non riesce a dormire per i lavori. C'è un po' troppo casino. E purtroppo dobbiamo sopportarli, perché se serve per migliorare va bene che li facciano. Il più presto possibile, ma va bene. Non possiamo fare diversamente, altrimenti quando li devono fare? Io voglio sapere, ma se ne vanno 2 mesi a fare questa traccia, ma è una cosa impossibile. Perché non si può lavorare la notte per fare questo servizio. Non lo so. Perché la gente si stanno già scocciando.